l'occasione di oggi è stata per fare una chiarezza definitiva sulla vicenda delle risorse per Matera. Matera 2019 ha sul tavolo 154 milioni di euro di fondi statali, regionali e comunali per fare le opere del 2019 all'interno della città di Matera. Di questi, 25 milioni di euro sono i cantieri di cui si occupa lo Stato attraverso la società Invitalia, sono in particolare 8 cantieri. Poi la Fondazione Matera 2019 ha a sua disposizione, al di là di questi 154 milioni, 47 milioni, che userà esclusivamente per le attività. Totale quasi 200 milioni di risorse certe, spendibili, che insieme al Comune cercheremo di spendere nei tempi entro il 2019. Abbiamo apprezzato naturalmente il suo intervento insieme al Ministro De Vincenti per accelerare i gap dei ritardi, quindi naturalmente fiducia per il futuro e per Matera 2019. Siamo partiti in ritardo e siamo in ritardo, questo non ce lo possiamo nascondere, però come tutte le grandi realtà del sud anche Matera ha alzato la testa, ci siamo rimboccati le maniche, io sono molto ottimista, non tutto partirà a gennaio 2019, ma sono sicuro che nei primi mesi del 2019 riusciremo a chiudere tutti i cantieri. Concludiamo con il cosiddetto ciliegia sulla torta, abbiamo sentito dall'amministratore Colamussi che finalmente saranno ridotti i tempi di percorrenza delle FAL e aumentate le corse. Come ha detto Colamussi la questione non è di strada, perché sono appena 58 minuti il tempo senza fermate intercorrente tra la stazione di Bari e quella di Matera. Il problema sono le fermate. Stanno lavorando per appuntare un programma nuovo attraverso lo scambio, attraverso il raddoppio ormai partito dei primi 15 km sul territorio pugliese, in maniera che nel 2019 ci siano molte corse al giorno da meno di un'ora.